E lì credo che sia tornato fuori il me bambino che ha passato la sua infanzia fino ai 6 anni, fino alla scuola dell'obbligo, perché non sono andato all'asilo, il bambino che passava la sua infanzia dentro una cucina, dove c'era mia nonna, che era la maga, o strega, a seconda dei casi, che prendeva delle materie prime, chiamiamole così, della roba da mangiare, e la trasformava in cibo. Spesso uno dei giochi preferiti che chiedevo a mia nonna di fare era di farmi fare il coniglio. Lei mi prendeva sulle ginocchia, mi faceva tutto a pezzettini, mi condiva con il rosmarino, l'aglio, il pepe, il sale e poi mi metteva nel forno. Tutto questo naturalmente in senso figurato. Era uno dei miei giochi preferiti. Però io ho passato veramente l'infanzia, oltre alle altre cose, in grande parte ad osservare, a rimanere affascinato da questo rito di trasformazione delle cose in roba buona da mangiare. Poi, naturalmente, nei ritrovi di famiglia, ma un po' tutti i giorni, perché noi 4 fratelli, i nonni in casa, eravamo sempre molti attorno alla tavola. E credo che questo sia stato, in qualche modo, l'elemento fondante di tutto quello che poi ho cercato e abbiamo cercato con Paola di fare in teatro, ricostruire quell'ambiente magico della cucina dove si trasformano i cibi e dove in condivisione si consumano questi cibi mentre ci si raccontano delle storie di vita gioiose, tristi, e dove tutte le ricorrenze rituali, il Natale, la Pasqua, la comunione, il compleanno, e tutto quello che è ricorrenza rituale nel nostro vivere familiare e civile, veniva sottolineato dall'elemento pranzo, cena, cibo e tavola.